Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video di Magic Bands. Stasera una serata un po' tranquilla per il momento. Lasciamo vedere che da stasera dovremo cominciare a mettere in vendita nel nostro negozietto le bende. Vediamo un po'. Adesso, diciamo così, il sindaco ha già personalmente provveduto a mettere le bende nel negozietto. Poi facciamo l'annuncio, vediamo cosa succede. L'annuncio, vediamo. Poi lo facciamo per l'applicativo Discord.
ho messo così sull'applicativo e su lì abbiamo fatto il depot. Sito. Aspetta. Sbagliato, non l'avevo cancellato, ma devo metterci 5.000 dollari. Ci devo mettere altri 5.000 dollari perché ho fatto 17.5, non 12.5, 3.50 per 50, sì, è 17.5, ho fatto 12.5, o non ho fatto 12.5, Magic. la puttana. Non c'è dubbio. Magic. James lavora Dimmi. ancora qui. Sì, se c'è, Me sì. lo. Allora. Se c'è in giro, sì. Sì, ha appena rapito uno dei miei amici. Appena rapito uno dei tuoi amici. Sì, ho bisogno di una mano, nel senso che me lo devi convocare qui e poi ci pensiamo noi. Digli Come che. lo convoco qui? Digli che. Ce l'hai il suo numero? Ci posso provare a averlo? Non lo so, ci guardo, non lo so. Penso di no. Cazzo. Magari sta in radio? Fuori servizio in radio? Non credo. Allora il regolamento lo leggete? Anche se c'è fuori servizio, un medico deve avere sempre la radioattiva. Ho Dovrebbe, capito, ma non teoricamente. starà con i suoi amici che hanno rapito il mio. Mi faccio un culo con la casa. Faccio Eh? un culo con la casa con No, no, le tranquillo, glielo faccio io il culo. parole. Ma è possibile che i medici dopo un po' diventano tutti criminali? Ma porca puttana, io stavo col mio amico dal Dirt Custom a parlare, lui mi stava modificando la macchina, arriva questo con la pistola. Fa molto scoperto. Sì, uno, lui sì, l'altro no. Dove sei, Jackie? Beh, è un po' di giorni che volevamo prenderlo, perché ci stava sempre addosso. Jackie? Dove sei? Mi sa che non riusciamo perché non, mi sa che non ha il suo numero. Radio medica check. Oh, attento, attento, ce n'è uno, sceriffo. Radio medica check. Sì, da me qua fuori da me. Verresti del vendere, per cortesia. Porca troia, Sono disponibili anche al negozietto se lo vuoi comunque. Ah, Quando ok, te ne vuoi perfetto. comunque, te le do Napoli. Vabbè, 5-5, grazie. Sei tu questo fuori davanti? No, no, comunque non c'entra niente lui. Ok, costano qualcosina in più, fai vedere. Allora stavo pensando, Cazzo, chi è? Chi è? Chi è? Chi è? stavo facendo il conto. Sì, te fai la fattura, tranquillo. Grazie. Un altro che faccio la fattura. Sì. Sì, aspetta che c'è Taschelli. C'è qualcosa, no? Cosa? Per C'è qualcosa, no? cosa? È un qualche dottore. Ok. Credo di sì. Grazie.
Dottore, si può fare un certificato per i veterinari? Certo. Per? Veterinari. Per la fotosensibilità? Sì, fotosensibilità, però... Sento che altre volte sono andato da voi un po', mi hanno riscontrato una fotosensibilità abbastanza alta, quindi... E io gli faccio il certificato, sceglieranno già il certificato. Molto alta, guarda, aspetta che gli faccio... Oh! Cosa combina? Eh? Cosa combina? È la gente che ha tirato un colpo di pistola. Oh, gente, vabbè. Aspetta un attimo. La skin interna. Vediamo qua. Non so se non Radio check. Vabbè, ma se si è sbagliato a scrivere. Dottore. Chi si è sbagliato a scrivere? Sono sbagliato a scrivere. Sono fotosensibile. So che si sono dimenticato una letterina, ma vabbè. Una parolina. Aspetti un attimo. Ah no, questo no. Questo qua mi sa fatta in solitario. Boh, chi è il solitario? Chi è il solitario? Sono io. Ma che sono abbia fatto bene, no? Niente, ho questo certificato qui, non so quanto mi viene a costare. Viene a costare $15,000. Lo devo rinnovare perché ho già fatto tutta cosa male. Quindi quant'è? 1000 cosa era? Cos'era? Era 1000 perché praticamente non so che fine ha fatto il dottore Wade. E aveva un pacco 15.000. Dottor Wade non è più tra di noi. Ah no, vabbè, avevo comunque 15.000 all'anno, nel senso era tutto compreso, tranne che a visita erano all'incirca 1000, non che vabbè. E quindi... Io non so niente della visita, io so che devo fare il certificato di nuovo perché non è una cosa che ho fatto io. Vabbè, però comunque tutto qua il certificato, me l'ha anche ricertificato il suo collega, Tyler. Tyler, okay. Vabbè, gli faccio 1000, se dice che è 1000. Sì, guardi, faccio vedere, guardi. No, non so che ho altri documenti aperti loro. Mi dia un documento, ho altri documenti aperti, mi dia un documento. Okay. Sono all'ospedale, c'è il dottore Calvo. Sto facendo cosa lì, eh? Ok, va bene. Niente, aspetta che le passo un documento, guarda, faccio vedere che mi aveva fatto all'epoca il signor Wade. Qual è? Eccole, guardi. Ecco. Tenga, non ho fatto il documento. Praticamente mi hanno riscontrato una fotosensibilità elevata. Non lo vedo il documento, mi dia nome e cognome lei. Io nome e cognome, ho già dato il documento, adesso le do la carta d'identità. No? Provi. Qua, eccolo qua, insomma. Venga. Ok. Ma scusi, ma lei... Ma lei è uno
già non c'hai. Però mi sembra di averla già vista. Qualche fa. Boh. Io sono il direttore sanitario. Ma è l'amica Aitman. Hitman, sì. Faccio la fattura da mille, allora. Come? Come non ho capito? Faccio la fattura da mille. La fattura da 1000, adesso. Sì, ma c'è. Non lo so. Ok. Faccio un attimo, un momento, aspetta. Si mette a posto le corde vocali perché vanno un po' una schifezza. Vanno un po' una porcheria le corde vocali, le mette a posto. Sì. Applausi, applausi, applausi per gli sceriffi che sono un po' beoti. Applausi, applausi, applausi per gli sceriffi. Mettiamo qui la sua posizione, aspettiamo. Vediamo se. Vediamo se c'è qualcuno che Thank you.
Vabbè. Niente, stasera è poco movimento, ma non devo vedere se c'è movimento in giro. Ma non credo.
Boh, c'è andata molto tranquilla, ha fatto un giretto un po' così, ma c'è un cane in giro. Non c'è neanche l'aria, non c'è nessuno. James, l'aria, l'asca, non c'è nessuno. Forse con Kim dovrò creare una seconda vita. Fare un po' il mafioso, fare un po' di... Se no qui non se ne esce. Il problema mi sa che qui poco, a parte che non li vedo i cittadini che ci sono. Due medici, però il secondo medico non so chi sia, probabilmente Larry. Però dove sta Larry? Dove stai Larry? Mi fai dei casini Larry, anche te. Lori. Tupac, quindi Jerry e Larry. Due nomi facili da ricordare. Sento camminare, ma non capisco dove. Niente.
Couldn't throw enough things at us. Bottles, cans, bricks, rock. Audio check.
Nel traffico schiaccio sport. James! Magic, Magic! È venuto. È venuto Lori. Chi è Lori? Barry, là, come stiamo? Barry? Barry. Cosa è successo? Ha detto che è venuto qui, ho capito che t'ha, forse t'ha fatto. Ha mandato un mandato di cattura nei tuoi confronti. Perché ha detto che mentre. Praticamente eravate insieme e hai rapito un suo amico. Chi è Lorimo? Il vice direttore. Perfetto, aspetta, dov'è? Non lo so, era qui prima. Ha detto, ma è venuto da me se ti riuscivo a rintracciare perché gli avevi rapito un suo amico mentre eravate insieme. Ha detto, boh, non lo so, prima non l'ho visto. Perfetto, ci penso io, nessun problema. Aspetta un attimo, c'ho da fare due secondi, che c'è un po' di metallo in Io non lo sto usando. Poi non c'è neanche di sua piattaforma. Fallo venire in civili 1 ora. Fallo venire in civili 1 ora e vieni pure tu. Così almeno ti spiego. Ho paletto. Sì, adesso. Agenti. Lo provo a chiamare per radio. Agenti, qualcuno mi ha fatto mandare di cattura verso qualcuno? Radio check. Non so, provo a chiedere. Contro chi? Contro qualcuno. Contro qualcuno. Facciamo. Nome Larry, Larry. James. Lowitch. No. No? No, ok, aspettate, perfetto. Allora tanto comunque andrebbe rifiutato, quindi fermi. No, tanto andrebbe rifiutato, quindi fermi. Vado, non risponde. Fallo venire. No, devi venire adesso, Fra. Ah, ho capito, come faccio a farlo venire io se non mi risponde neanche per radio? Chiama il telefono lì. Non ce li ho i numeri di telefono, c'ho manco il tuo, che prima mai devi chiamare. Sì, io ce l'hai, Fra, io ce l'hai. Non t'ho trovato neanche te prima. E lui non ce l'ha il numero di telefono comunque. Cioè se ce l'hai te, chiamalo te. Se mi frega, tanto non c'è nulla contro di lui, lo voglio arrestato. No, perché diciamo che c'è l'ospedale che ha fatto un po' troppo di metallo. Un po' tanto metallo. Stai chiamando a me? Chiamo. Adesso provo. Radio check. Beh, allora, se si trova paletto, andiamo a paletto, vai. Ragazzi. Sì, o vocal o civil. Andiamo a vedere che cavolo combinano qua. Civile. Tupac c'è, ma non c'è. Vediamo un po' cosa succede qua. E dice direttore è Lore, quello del coso del dell'ospedale, che sa che io da mascherato ero io con un'altra macchina. E che ho rapinato uno del dirt caso. Attenzione, lui può... Allora, con questo Lore, tu sei un amico... Amico in RP, cioè amico no, proprio calma, in RP. No, calma, che cazzo ci parla, Fra? È il vice direttore, il punto. Allora non può fare, da regolamento c'è scritto che solamente se hai una certa confidenza, nel RP lui ti può riconoscere. No, non è certo. Ok. Se non sono abituale. Io posso contattare. Beh, sì, ma stare mascherato non può neanche sentirlo. C'è così, come sempre c'è così. Ah, c'è scritto pure nel regolamento. Mettiamo un attimo. Lo sto contattando io. Come sempre c'è così, come sempre qua c'è il casino, chiudiamo il video qui, tanto è già abbastanza lungo e ne riparliamo al prossimo video, ciao a tutti, Burdeo!